Sono 200-300 almeno le persone che a Torre del Benaco, comune veronese sul lago di Garda, sono state colpite da una forma acuta di gastroenterite provocate dall'acqua contaminata da norovirus, un microrganismo che può diffondersi direttamente da persona a persona attraverso contatti orofecali o aerosol, oppure tramite acqua e cibi contaminati. L'emergenza sanitaria è esplosa fra il 27 e il 28 giugno. Sono state circa 50 le persone che tra giovedì e venerdì si sono rivolte al pronto soccorso dell'ospedale di Peschiera del Garda, Villa Franca, Bussolengo e Malcesine, per sintomi quali nausea, vomito e diarrea. Per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Altri si sono rivolti ai medici di medicina generale, continuità assistenziale o hanno chiesto suggerimenti nelle farmacie della zona. In due campioni analizzati da soggetti rivoltisi in pronto soccorso con questi sintomi si è identificata la presenza di norovirus. Si tratta di un microrganismo che può diffondersi direttamente da persona a persona attraverso contatti orofecali o aerosol, oppure tramite acqua e cibi contaminati. In attesa di scovare l'origine, il sindaco Stefano Nicotra ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua della rete idrica a scopi probabili o alimentari. Non è ancora chiaro dove si sia infiltrato il virus, se ha infettato la rete dell'acquedotto o se si è diffuso attraverso altre fonti.